noi questo percorso, che è Francesco della Città, e lasciatemelo dire, il secondo ringraziamento a Matteo, che è la nostra parte tecnologica, che permetterà anche a tutte le persone che non sono presenti fisicamente qui, ma diciamo che saranno convidate, di seguire questo incontro, che comunque poi sarà anche disponibile in un secondo momento, perché sarà sulla pagina registrata, e servirà anche per i momenti successivi. Quindi io lascio la parola con Sergio, grazie e buon ascolto a tutti, e insomma poi ci sarà modo di parlare oggi e nei momenti a venire. Grazie e buon ascolto. Bene, buon pomeriggio a tutti. Credo che il luogo in cui ci troviamo sia significativo, per cui sono anch'io molto grato alla comunità che ci ha accolti, perché non avremmo chiamato altrettanto facilmente Francesco e la città questo percorso se non fossimo stati ospitati in una comunità, in un luogo francescano come questo, che ha la caratteristica interessante, a differenza per esempio di altre realtà monastiche, di non essere in aperta campagna, nel verde, come certi luoghi della Toscana o dell'Umbria particolarmente poetici, e allo stesso tempo di non essere come molti conventi, soprattutto degli ordini mendicanti che sono nati nelle città, non si trova nel cuore della città, ma è un monastero da questo punto di vista interessante nell'Interland, ai margini della città stessa di Paderno Dugnano, lungo un asse percorso tutti i giorni da chi va e viene da Milano, ma da chi va e viene anche per uscire dal nostro paese verso il nord Europa. Credo che sia interessante, ecco, riflettere stimolati da temi, da questioni che sono di primo piano sia nella società civile sia attraverso il magistero di Papa Francesco, che non per caso ha scelto il nome di Francesco, sono all'ordine del giorno davvero della vita cristiana e della vita politica delle nostre città. Da questo punto di vista io credo che uno dei segni più evidenti del magistero di Papa Francesco è quello di avere portato l'agenda della Chiesa a sintonizzarsi in una maniera più chiara, più esplicita sui segni dei tempi. Sui segni del tempo in cui siamo inseriti, facendosene scuotere, facendosene interrogare. È un'operazione sempre delicata, perché si tratta di non appiattirsi, di non ripetere le cose che già dicono tutti, di non farsi dare l'agenda di altri, ma allo stesso tempo è la sfida di non vivere come un mondo a parte, che è la sfida della Chiesa, ma in realtà di chiunque di noi voglia partecipare attivamente, voglia incidere nel proprio tempo. Immagino di avere davanti persone che già hanno a cuore la vita delle loro comunità, della loro città, o come semplici cittadini o perché impegnati nelle attività di carattere sociale e politico, e l'obiettivo che ci siamo dati per questi incontri è tutto sommato molto semplice: avere in una realtà monastica come questa un'oasi che ci aiuti a riflettere, a pensare, a tirare un po' il fiato, a guardare un po' più lontano, e allo stesso tempo che non sia chiusa qui come esperienza. Abbiamo scelto il tema di oggi come il primo di una serie di temi possibili, avete sentito che ci proponiamo almeno di fare tre passi: oggi anzitutto di ascoltare, poi di riprendere all'interno dei territori e poi di ritrovarci insieme, con un metodo che negli anni 60-70 la dottrina sociale della Chiesa interpretava così: vedere, giudicare, agire. Papa Francesco rielabora questi termini, però credo che l'operazione che faremo già questo pomeriggio ha a che fare anzitutto con il volere vedere, il volere capire meglio, il guardare la realtà, i dati. Sia l'enciclica Fratelli Tutti, sia l'enciclica Laudato Si iniziano con un primo capitolo che non sembra nemmeno scritto da un Papa, perché descrive
prova a raccogliere dei dati di realtà che vengono proprio dall'osservazione, viene da dire, scientifica della realtà. Un'interpretazione di quello che è sotto i nostri occhi e ci pone dei problemi e ci fa delle domande. Questo pomeriggio noi avremo una delle persone che non solo nella nostra città, sicuramente nel nostro paese, e grazie a una rivista di carattere che nasce internazionale, Lotus International, è nel cuore di domande che sono di estrema attualità da diversi decenni. Pierluigi Nicolin si occupa come architetto, evidentemente di architettura, ma anche come insegnante di critica di un pensiero, di una riflessione sull'architettura, sul suo sviluppo, sulla sua storia, ma con una particolare attenzione ai temi della città, del paesaggio, e credo che questo possa essere un po' il punto di partenza. Francesco e la città. Un momento come quello della pandemia che ha urtato contro il nostro ritmo consueto, che ha travolto le nostre città e la nostra vita quotidiana, che era già provata da una serie di crisi e che ha fatto nascere dentro di noi, a volte in una maniera anche un po' retorica, la domanda: come saremo dopo? Si è scritto molto in questi due anni, non so se si è pensato anche molto, sicuramente si è detto molto a proposito di come vorremmo uscire dalla pandemia, di come vorremmo che questa crisi non passi inutilmente, da come vorremmo uscire migliori. E quando si fanno queste operazioni e questi discorsi si rischia di essere a volte anche molto retorici e d'altra parte chi non sogna mai, chi non ha mai il coraggio di chiedersi cosa vogliamo fare di una crisi, rischia di essere al contrario, all'opposto, molto cinico, come se niente ci potesse mai cambiare, come se niente venisse mai come un appello. Allora, rispetto a quanto si è detto e scritto molto in questo tempo, io partirei con Pierluigi proprio richiamando un po' i leitmotiv di tanta riflessione. Si parla di verde, di città verdi, nel caso di Milano abbiamo addirittura ormai il bosco che entra in città, una rivoluzione verde che sarebbe in qualche modo il segno della nostra generazione, lo dico in un contesto anche ecclesiale che attraverso l'enciclica Laudato Si riporta la questione dell'ambiente al centro, e molto spesso tutto questo si coniuga e si sposa con le possibilità che danno le nuove tecnologie, che vorrebbero essere pulite, che vorrebbero aiutarci a vivere e a costruire in un modo diverso, che non ripeta gli errori del passato. Siccome Lotus anche nell'ultimo numero mi sembra che si sia dedicato a questo, si intitola Biofilia, no? Architettura e questa attrazione, questo amore per il verde, si è dedicato costantemente a questi temi, partirei proprio da qui, da un'impressione sul rapporto tra città e verde, come argomentato, come posto oggi, per chiederci un po' che futuro abbiamo davanti. Beh, buonasera, spero di essere utile ai temi che sono stati posti, eccetera, ma però prima di entrare nella questione che mi è stata posta, insomma, volevo fare un piccolo appunto sul monastero, nel senso che si è già detto: ah sì, non è in centro, eccetera, e neanche però in un bosco. Quindi, allora io ricordo che a proposito, diciamo, di San Francesco dei monasteri, i francescani hanno scelto una posizione strategica per la città, e cioè, vale a dire, si sono messi ai bordi della città, perché come sostanzialmente poi, non so, forse i domenicani, non lo so, erano più centralisti, diciamo,
loro, diciamo, mettendosi ai bordi, come posso dire, si riferivano a una porzione sia di città che di campagna, basta. Quindi all'inizio la strategia dei francescani era questa qua. Devi stare ai bordi, quindi stare qua a pratica. Vabbè, una piccola annotazione. Allora, la questione, diciamo, del posta e anche, diciamo, di battuta del nostro futuro migliore, chiamiamolo così, come dire, spesso detta come una unione virtuosa di tecnologia e green, spazio verde. E, come dire, è intorno a questa unione che io voglio seminare dei dubbi, nel senso che, a parte le situazioni in cui questo poi di fatto si risolve in quello che viene chiamato greenwash, cioè vuol dire è una verniciatura di verde, però diciamo pone il problema in un certo senso in una maniera riduttiva e funzionale, funzionalista. Cioè sembrerebbe quasi che noi adesso abbiamo rinunciato a tutta la complessità della città, dell'abitare e così via, per fare una specie di gioco al risparmio. Non è così e non è mai stato così, né può essere così. E quindi, diciamo, hanno ragione, secondo me, coloro che criticano questa idea, appunto, della spalmatura di verde, per cui, diciamo, gli operatori, se non gli immobiliaristi o gli speculatori, adesso, diciamo, vi propongono sempre, non so, un tetto giardino, una roba così, un orto intorno al quale non si capisce cosa dovremmo fare, eccetera, eccetera, e così via, come un momento di salvezza, diciamo, o comunque, eccetera. Su questo volevo citare un'affermazione fatta dal nostro premio Nobel della fisica, Giorgio Parisi, una persona piuttosto intelligente, il quale ha detto la seguente cosa, ve la passo. Ha detto, guardate, dice lui, non è la Terra in pericolo, ma siamo noi in pericolo. Cioè, vale a dire, l'idea che noi dobbiamo occuparci della Terra diventa anche ipocrita vista da questo punto di vista, perché, come dire, posso dire, minacciano di sparire, siamo noi. E allora lui, appunto, Giorgio Parisi ricorda come la storia della Terra abbia dei tempi infinitamente lunghi, eccetera, eccetera, e come la Terra possa ospitare o respingere le intere specie, animali, eccetera, così via. Questo è abbastanza importante perché se noi pensiamo che, come dire, facciamo bene delle cose per salvare la Terra, andiamo nella direzione sbagliata. Noi dovremmo fare del bene delle cose per salvare noi stessi. Se poi, come dice giustamente lui, per salvare noi stessi dobbiamo risparmiare, fare, eccetera, eccetera, questo lo possiamo sempre, anzi, dobbiamo accoglierlo. Però, siccome qua sono in un ambito cattolico, diciamo così, ecco, volevo fare questa osservazione, nel senso che ho sentito dire più volte, anche dal mio amico Petrosino, un filosofo che conosco, eccetera, eccetera, che cerca di ancorare il discorso nostro su il giusto rapporto che noi possiamo avere con l'ambiente, in poche parole, al dettato biblico, diciamo, per cui Dio avrebbe detto, insomma, di custodire e coltivare. Sì, non so, forse ha detto così, non lo so, però sto dicendo, se intendiamo tutto questo come il fatto che la Terra sta in piedi per via del nostro sostegno, siamo fuori pista completamente.
Mi spiego, cioè voglio dire, il discorso di Parigi rovescia i termini, mi spiego? Cioè voglio dire, se noi come dire, dobbiamo vedere un pericolo, non è perché si sciolgono i ghiacci e la terra non è più quella che volevamo che fosse, non si capisce, no? Ma il pericolo sta nel fatto, voglio dire, che questo allagamento, questo cambiamento, si riferisce alla nostra sopravvivenza. Quindi diciamo, quindi ve lo dico perché poi questa cosa qui, per esempio, può essere un argomento di meditazione su un'indicazione abbastanza, come dire, normativa, ma anche assurda, anche a vederla, al momento in cui si dice che adesso dobbiamo rispettare una certa classificazione energetica degli edifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto in questa classificazione, cioè nel fatto che certi edifici sono energivori o meno, secondo un certo punto di vista, questa chiesa, mettiamo, ecco, fa sì che un contesto come quello italiano metta fuori legge l'80% del suo patrimonio edilizio. Perché diciamo, noi che pensiamo di avere un paese stupendo, perché abbiamo dei centri storici, perché abbiamo costruito per secoli tante cose più degli altri e le abbiamo mantenute, beh, diciamo adesso andiamo a dire che tutta questa roba qua non va più bene. Mi spiego? E quindi contemporaneamente noi diciamo, va, cosa facciamo? Buttiamo giù tutto? Rifacciamo tutto? Mettiamo, imballiamo tutto quanto perché eccetera eccetera, senza renderci conto che stiamo dicendo una grande sciocchezza rispetto a una civiltà che va avanti almeno di 2000 anni, perché diciamo il nostro patrimonio edilizio, come posso dire, per l'80% è più vecchio di 2 secoli. Questo è l'effetto, diciamo, come posso dire, di pensare che posso dire che dobbiamo aggiustare il mondo quando il problema è quello che dobbiamo sopravvivere noi. Chi è in pericolo? Cioè, è in pericolo, non so io, il centro storico di Assisi o, diciamo, come posso dire, il pianeta energivoro? Cioè, non lo so. Molti anni fa, prima ancora che succedessero tutte queste faccende, io mi ero occupato di questi problemi. Avevo fatto un corso, si chiamava Energy Conscious Building Design, cioè poche parole sul risparmio energetico. E io questo corso si teneva a Urbino, in una facoltà, un'università nuova dell'ENI di Mattei, fuori Urbino, ed era frequentata da studenti di tanti paesi del mondo. E io ho portato questi studenti a vedere Urbino, perché da un punto di vista dei calcoli, che venivano tutti, diciamo, da modelli americani, era tutto sbagliato Urbino. E però, insomma, questo diventava un paradosso per tutti quanti noi, anche perché poi tutti, e ancora adesso, vedono l'edificio come un oggetto. Mentre Urbino non ci sono oggetti, ma gli edifici sono tutti in continuità l'uno con l'altro, sono addossati l'uno all'altro, si proteggono l'uno con l'altro, eccetera, eccetera, e così via, tutto il sistema dei calcoli che loro erano, saltava. E un americano ti porta un sistema di calcolo, va un cubo e una parete di vetro e lì comincia a fare il calcolo. Vi faccio questo, porto questo esempio, come dire, laterale, per dire che è evidente che una norma di questo genere qua è inapplicabile.
Ma però non è solo il fatto che sia inapplicabile, il fatto è che rivela un pensiero sbagliato. Cioè, noi adesso siamo dei grandi consumatori di energia. Ma è proprio per questo che diciamo che gli edifici non vanno più bene. No, prima no. Cioè, voglio dire, decine di generazioni di italiani hanno vissuto in quegli edifici, hanno prosperato, hanno creato delle civiltà, delle città, eccetera, eccetera. Quindi, come regolare la cosa? Come regolare la cosa? È tutto da discutere, no? Cioè, alcuni sostenevano sempre, quando io facevo quel lavoro lì, che le cose non si potevano aggiustare perché la chilocaloria costava troppo poco. Erano i tempi del petrolio, eccetera, eccetera, e così via. Adesso costerà ancora di più perché la vogliamo anche produrre in un certo altro modo, eccetera, eccetera. Dobbiamo metterci d'accordo. Cioè, voglio dire, come vogliamo vivere per sopravvivere? Questa è la faccenda. Come noi vogliamo vivere per sopravvivere? Cioè, o, come posso dire, mettiamo tra parentesi tutte queste contraddizioni, cerchiamo di andare avanti a vedere quello che succede, oppure dobbiamo fare i conti con il nostro modo di vivere che è energivoro. Se posso ti interrompo un attimo, nel senso che mi sembrano poste già due questioni non da poco. La prima mi sembra che in una maniera quasi controculturale rispetto al mainstream si sia rimesso al centro, dico nella maniera più positiva, laicamente, l'essere umano, non con un antropocentrismo che automaticamente vuol dire distruzione, ma un essere umano che modestamente, umilmente si chiede come fare a vivere. Di questo fa parte, biblicamente, il coltivare e il custodire, sentendosi magari come gli ultimi arrivati all'interno della creazione. C'è nell'ambito della teologia la teologia di Jürgen Moltmann, che si è dedicato molto a questo e che ha invertito in maniera molto forte il paradigma moderno proprio a partire da questo dato, che a rileggere il racconto della creazione insieme a ciò che il racconto scientifico ci consegna, noi dovremmo cominciare a ripensarci sentendoci come coloro che per ultimi sono entrati a far parte di questo creato e che quindi devono dire grazie a tutto quel che rende possibile la loro vita e che sono impegnati anche per se stessi, appunto, a coltivare e a custodire. Concretamente si tratta di continuare a costruire, a ristrutturare e allo stesso tempo ad amministrare ciascuno la propria casa o economia e insieme le nostre città. Da questo punto di vista io credo che poi nessuno come chi si prende l'impegno di governare le città abbia la percezione di quante dimensioni diverse si intrecciano, ma allo stesso tempo oggi abbiamo la possibilità di entrare con un'angolatura particolare e non da poco. Prima si diceva 200 anni, quando noi costruiamo un edificio, verosimilmente per tutta la nostra vita lo vedremo e lo vedranno anche i nostri figli, i nostri nipoti. E qui c'è la seconda cosa, siamo figli di una tradizione che è abituata ad amministrare, a coltivare, a custodire, a costruire in un determinato modo. E c'è un'influenza che di fatto è stata evocata di un altro modo di pensare che oggi sembra avere più peso anche nella legislazione e che viene da paesi che per esempio hanno costruito in una maniera molto meno significativa, molto più leggera, molto diversa rispetto a un paese come il nostro che ha un paesaggio e ha un patrimonio storico molto importante. Questo è riflesso anche di un'antropologia, di una cultura, di un modo di essere, di abitare. Ecco, da questo punto di vista io ritorno a Pierluigi. In questo momento
con una domanda molto concreta, cioè riportandolo al tuo punto di vista di architetto, se l'essere umano è al centro di tutto questo discorso, siamo noi a dover sopravvivere. E se all'interno della città, tra tante altre dimensioni, è così significativa quella dell'architettura, che cosa aspettarsi dall'architetto e dall'architettura nella città che avremo da costruire? Sì, no, allora volevo collocare, per esempio, tutta l'enfasi che noi stiamo ponendo sulla forestazione, sul verde e così via, ricordando che la crisi di questo fenomeno riguarda i paesi tropicali, cioè è il Congo che è il problema lì, è, come dire, Brasile ovviamente, eccetera. Anzi, i dati alcuni dicono che nel nostro paese sono in crescita i boschi. Quindi, ciao. Allora, diciamo che dovremmo stare un po' attenti alle manipolazioni, ai simboli, alle strumentalizzazioni, eccetera, eccetera. Ora, è evidente che, posso dire, dovremmo cambiare qualche cosa nella nostra vita. È evidente che dovremmo stare più attenti alla natura, per esempio, in generale, ma come? L'ho detto, per difendere noi stessi, innanzitutto. E nel difendere noi stessi salvare la natura. Questo è un po', come posso dire, l'indicazione che volevo dare, e però voglio dire senza fretta. Io ricordavo per esempio che se le cose del patrimonio edilizio, perché di questo noi anche parliamo, no? Perché noi parliamo poi adesso di piani, città urbanistica di cui poi voi vi dovrete occupare, eccetera. Insomma, se teniamo conto che le cose stanno così, vuol dire che se noi siamo bravi, incideremo, muteremo, cambieremo un centesimo del nostro patrimonio all'anno, anche meno, cioè se dura anche un 150esimo. Non è che adesso diciamo, oh, adesso abbiamo cambiato idea, adesso rivestiamo tutto di, non so, fiori. Cioè il patrimonio è quello lì. E quindi la strategia che noi dobbiamo mettere in atto deve tener conto, come posso dire, della realtà e anche della custodia, effettivamente, del nostro patrimonio. No? Cioè lo rinnoviamo un centesimo perché dura, perché potremmo lusso, se non sono spiegato. Allora, diciamo, succede che l'architettura in questo momento è, da parte di alcuni, è sottoposta a una pressione tipo demagogico, diciamo. Cioè si vorrebbe che l'architettura diventasse uno strumento ad hoc per risolvere quei problemi. Non lo è, non lo sarà. Anzi, il contrario, cioè la riflessione dovrebbe essere quella di essere consapevoli che noi disponiamo di una grande risorsa che sono le nostre città. Cioè, le nostre città sono un'enorme risorsa, anche rispetto e comparativamente a tante altre situazioni d'Europa e del resto del mondo. Quindi non è che noi possiamo rivoltarlo come un guanto, come dire adesso cambiamo la città come uno cambia un vestito. Quindi diciamo che allora a che cosa siamo cambiati, siamo tenuti su che cosa dobbiamo riflettere, cioè vale a dire sulla come dire esaltazione, riconsiderazione della forma della città e degli stili di convivenza che queste nostre città ci suggeriscono. Cioè dobbiamo recuperare qualcosa che abbiamo perso e che qualche cosa è suggerito dai nostri insediamenti. Quindi l'architettura, piuttosto che come dire, esercitarsi in campionature, diciamo, che dimostrerebbero come sia applicabile una nuova filosofia penitenziaria, sostanzialmente, mi spiego, cioè
tutti intorno a un orto, per dire, no? Tutti verdi, questa verdolatria, insomma, eccetera, così via. La chiantura dovrebbe invece far meglio quello che saprebbe, in un certo senso, che vorrebbe già fare. Cioè, non vedo perché rinunciare alla forma dell'architettura. Non vedo perché non rinunciare anche allo spettacolo, all'ottimismo che può essere presente in delle cose nuove che noi facciamo. Il punto è che dobbiamo inserire tutto questo in un'altra strategia, che non è la strategia pubblicitaria, come dire, dell'immobiliarista che chiama l'architetto star e così via, per altri fini. No, quello che noi dovremmo perseguire è usare l'architettura per meglio la città, non per distruggerla o per depistarla, come spesso succede. Quindi, diciamo, esaltare le forme della città è un nostro compito ormai, ma nel senso, diciamo, di dimostrare come la soluzione di molti problemi è già presente in quello che noi abbiamo ereditato in pratica. Non so se ci sono più. Sì, da questo punto di vista, poi io per scelta, quando mi è stato proposto il percorso, non ho proposto di partire da Vangeli o da testi del Magistero, perché è tipico del Magistero sociale partire dalla realtà e poi eventualmente ritornare e interrogare quei testi per cercare delle strade, no? Però questo tema della già, di quello che già c'è, è forse l'aspetto determinante di quello che Papa Francesco chiama il sogno, che non è mai l'utopia, e quindi una città che non esiste, ma è sempre una richiesta di guardare a quello che già inizia e che abbiamo perso di vista, che già è presente, che già le persone fanno, molto spesso ai bordi, molto spesso là dove pensi che non ci sia niente da vedere, e a ricominciare a leggere. E se voi ci fate caso, una delle insistenze maggiori proprio a livello di metodo su cui Papa Francesco ritorna è quello del dialogo intergenerazionale, che i giovani chiedano agli anziani. A volte sembra qualche cosa un po' di poetico, no? Ma c'è dentro molto forte questa idea che si rifugge. Lui sull'aereo ritornando dalla Grecia le ha chiamate esplicitamente colonizzazioni ideologiche, quindi da pensieri di moda, da pensieri a cui tutti dovremmo essere costretti, attingendo dal proprio patrimonio storico, artistico, culturale, in una maniera molto più intelligente e molto più ricca di come fanno i fanatismi, di come fanno i nazionalismi. Però guarda la città che hai davanti, guarda la storia da cui vieni, guarda com'è organizzata. Certo, magari riconosci anche come si è defigurata, quanto l'hai fatta soffrire nelle ultime generazioni. Eppure le tracce di un grande passato, il nostro paese, i nostri paesi, anche questo internet li conserva ancora. Allora ti chiedo, visto che per lavoro le nostre città le osservi da tempo, che cosa ci dicono, che cosa suggerisce la città italiana, europea, Milano stessa, a chi oggi rischia di non vederla e di non lasciarla parlare, dovendo probabilmente non improvvisare qualche cosa di nuovo, non piantare semplicemente alberi dappertutto, ma far sì che la città sia una città seria, vivibile, così come che la campagna sia campagna e il bosco sia bosco. Sì, in questa materia ci sono delle tensioni molto forti, contrapposte. Cioè, da un lato c'è l'idea di proseguire un certo sfruttamento assoluto, dall'altro c'è l'idea di guardare meglio quello che c'è.
In mezzo a tutto questo ci sono dei vincoli sui quali, diciamo, posso dire, si può costruire anche il lavoro futuro, cioè questi vincoli sono per esempio il fatto di impedire di bloccare l'espansione della città. Quindi questi vincoli inducono a guardare meglio quello che abbiamo, oppure questi vincoli o questo atteggiamento può essere anche quello che dice, come posso dire, di usare diversamente quello che noi abbiamo, famoso riuso, recupero, eccetera. Cioè, molto dell'architettura interessante in giro per il mondo è in questo senso qua. Quindi non avere un atteggiamento semplicemente colonialista, una roba che non va bene la butto giù, lo puoi sempre fare, però diciamo non deve essere un automatismo. Cioè ci sono molte scuole molto interessanti adesso ricordate dalle fabbriche per dire, no? Ecco, eccetera. Allora, diciamo che l'invito che noi adesso dovremmo avere è quello di pensare che l'architettura sia una forma anche espressiva, che debba essere bella, debba essere anche, voglio dire, presente, ma che nel suo tempo debba essere responsabile. Ora, per essere questo, voglio dire, abbiamo bisogno dell'indipendenza della politica, dell'indipendenza degli architetti, del fare degli affari in una maniera un po' diversa da quella che stanno facendo adesso. Per esempio Milano da questo punto di vista è in preda a questo, posso dire, furore immobiliarista. Non va bene così, ma già Parigi è completamente diversa da questo punto di vista, più responsabile, mi spiego. E quindi diciamo che allora l'architettura deve inserirsi in una dimensione, secondo il mio punto di vista, ottimistica, ma voglio dire legittimando la sua presenza in una maniera nuova e diversa. Ecco, questo è un po' il discorso. Non so se... Sì, ci sono, io penso a... alle pubblicazioni anche che segui, che fai, sia con Lotus, sia c'è qualche riflessione o qualche pensiero sulla città che per un amministratore anche leggere potrebbe essere interessante, cioè penso ai libretti che con Lotus hai pubblicato e così via, c'è qualche intuizione che vuoi lanciare, qualche parola chiave, qualche autore che vale la pena di leggere per formarsi a un modo di intendere la città significativo? Beh, una delle cose su cui si può tornare, insomma, in qualche modo, è questa idea della città, dell'urbanistica, che distingue, questo lo fa questo più celebre dei sociologi, Chassin, ville e cité. Cosa intende per ville e intende per cité? Cioè la ville è la parte minerale, architettonica, volumetrica della città, l'infrastruttura. La cité sono gli abitanti. Diciamo, il punto è che adesso non si vuole più, non è soltanto lui, volere ingabbiare la cité nella villa. Cioè i casermoni, il famoso, come posso dire, modello in cui tu incasellavi, ingabbiavi un'intera popolazione in un building. Ora, diciamo, cosa comporta tutto questo per seguire le indicazioni di Sand, che sono anche accennate in questo libro? Diciamo, Sand dice che intanto la città non deve essere costretta nella gabbia dei cittadini della villa. Quindi quando uno fa un piano c'è una casa di tutte e due, non lo si fa mai. Spiego. Cioè si parla di strade, di piazze, di metri cubi, di ma ecco. E l'altra cosa è pensare che proprio perché le cose sono di questa fattura qui, non bisogna mai concludere un progetto. Cioè bisogna pensare sempre a sistemi aperti, dinamici, incompleti, perché è questa incompletezza che
come posso dire, permette la vita della città stessa, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, in termini di urbanistica, il suggerimento è quello di non chiudere in un piano rigido, è quello di non separare gli abitanti dalle costruzioni, e quindi è quello, diciamo, di tenere in una situazione più fluida i rapporti tra le cose e rendere la città un sistema completamente attraversabile, sempre fruibile. Questo è un po' il discorso, non so se riesco a spiegarmi. Se posso, rispetto a questo tema e alla cosa che accennavi prima, chi deve amministrare la città e chi si preoccupa in qualche modo anche dei cittadini e delle dinamiche tra di loro, mi sembra che si trova un po', come dire, schiacciato tra due tipi di interesse. Cioè, il nostro è un paese in cui i proprietari sono tanti, dove appena si può si compra la casa, e quindi siamo, mi sembra, è un paese dove ognuno tiene al suo e immediatamente ha la domanda su come difendere e se possibile far crescere il proprio, senza guardare anche semplicemente a chi è di fronte o a chi è di fianco. E dall'altra parte hai descritto, anche su Milano, ma immagino anche sull'Interland, delle pressioni immobiliari molto forti. Allora, da questo punto di vista, con anche la debolezza della politica che abbiamo, però una società civile anche vivace, come giocare la partita per un miglior rapporto tra appunto la città minerale, la città dei metri cubi, dove ognuno pensa ai suoi e dove altri vorrebbero venire a costruirne il più possibile, e la città degli abitanti, che ha bisogno di essere vissuta, riqualificata, di essere in movimento e così via. Beh, c'è da promuovere la vita di una comunità, per esempio, che deve dire la sua, deve partecipare, cioè, voglio dire, insomma, le cose belle in materia urbanistica italiana che conosciamo da secoli, eccetera, così via, sono fatte, posso dire, con la mediazione, cioè per qualcuno e, diciamo, in virtù di qualcun altro, se vogliamo, eccetera. Quindi è evidente che c'è una dimensione di competizione, se non di lotta, di conflitto, eccetera. Ville e cité sono termini antagonisti. Spiego. Cioè, vorrei dire, era solo Giancarlo De Carlo che voleva, con la partecipazione, come posso dire, portare gli abitanti dalla sua parte per fargli fare quello che lui... Però non ha funzionato benissimo. Mentre, secondo me, la cosa interessante oggi è che tutti si rendono conto che, da un lato, non puoi più fare la colonizzazione di prima, andare là, prendere un terreno, eccetera, la cosiddetta risparmio di suolo, come si dice, eccetera, eccetera. Ma dall'altro, che tu devi fare le cose insieme a, come dire, con una mediazione, diciamo, comunque insieme agli abitanti, perché sono poi gli abitanti che vivono la città. E quindi, diciamo, dare peso a questo tipo di rapporto, che non può essere un rapporto di pacificazione. Cioè, proprio io ricordo sempre una cosa, che una delle prime volte che sono andato a Manhattan, a New York, eccetera, e andavo lì a vedere come loro organizzano l'urbanistica, i piani, gli interventi, eccetera, eccetera, ho entrato in certi uffici. Ed era molto interessante, che è un po' quello che in verità succede quando le cose funzionano. Cioè, c'era la proposta di un privato in quel punto, la proposta degli abitanti e la mediazione della città. Così? Ecco, è quello. Cioè, voglio dire, è evidente che a torto ragione gli abitanti hanno delle cose da difendere, non tutte giuste, però, se vogliamo. È anche chiaro che chi fa un investimento vorrebbe trarre il massimo dei profitti. Pensate adesso alla discussione sullo stadio di San Siro, per esempio, come mal condotta, no? Però è una classica discussione di quel tipo lì. Cioè, ci sono quelli che vogliono speculare, e il comune che deve cosare, gli abitanti che... Cioè, si chiama conflitto. È ben organizzato, no? Perché, diciamo, in un certo senso...
la situazione che viviamo in questo momento è priva delle infrastrutture che possano, come posso dire, stimolare la buona riuscita di questi rapporti. Non so se riesco a spiegarmi bene, però non possiamo fare la città eludendo questi rapporti. Non so se mi sono... Sì, sì. Ecco, su questo, visto che hai nominato San Siro, per esempio, quello che ti volevo chiedere ancora, poi magari lasciamo spazio a qualche domanda di chi è qui, e se ci sono degli esperimenti possibili, in due sensi te lo chiederei, se ci sono degli esperimenti riusciti, che quindi hai avuto modo in particolare sulla rivista, Lezione o viaggiando di incontrare e quindi di raccontare, più o meno recenti, nel senso delle buone pratiche di trasformazione, di oggi si parla rigenerazione di parti della città. E poi, visto che siamo partiti dall'idea del dopo la pandemia, su che cosa secondo te si potrebbe sperimentare? Ci sono rappresentanti delle amministrazioni di un territorio, sarebbe interessante buttare lì, come dire, come proposta, se dovessimo ripartire nei nostri territori da qualche aspetto, visto che è illusorio dire cambiamo tutto, ma fare degli esperimenti su che cosa? Caro di San Siro, possiamo dire due cose. Uno, perché per come si sono messe le cose sono esagerate queste cose qua, cioè gran parte del rifacimento degli stadi in Europa e così via costa un decimo e non ha quella, posso dire, quel tipo di economia di scala o di investimento, per cui per fare uno stadio devi poi fare posso dire un business che coinvolge 10 volte la volumetria dello stadio per rendere la cosa fruibile. Si chiama speculazione quella lì. La puoi fare o non la puoi fare? Nel caso di San Siro, le mie considerazioni sono queste, cioè nel senso che il quartiere di San Siro è un quartiere interessante e incompleto, e quindi diciamo... il mio suggerimento era stato che il comune facesse un piano, che facendo un piano il comune organizzasse un po' i vari esigenze, interessi e così via che ci sono. Non avendolo fatto, è chiaro che ci sono, voglio dire, c'è la logica di un privato il quale, posso dire, deve sfruttare la sua occasione nei termini in cui, posso dire, riesce a sfruttarla, insomma, no? Ecco, eccetera. Però, come dico, no, la lamentela principale mia è che le cose, e questo riguarda anche il Covid, vengono diffuse malamente, cioè che non se ne parli in un modo corretto. Per esempio, questa cosa che normalmente si può rifare uno stadio con 100 euro, diciamo, non lo dice nessuno, ma voglio dire, ne sono stati fatti credo 150 in Europa, così, mi spiego, e quindi diciamo è un po' eccezionale l'operazione che si vuole fare su Milano, eccetera eccetera, però non se ne parla perché diciamo abbiamo tutto un sistema anche di comunicazione che viene vincolato dagli interessi di quelli che lo governano, eccetera eccetera, non so se mi sono spiegato. Quindi caro San Siro, vediamo come va a finire. Per esempio, nessuno dice una cosa molto divertente. C'è uno studio che dice che per smaltire quella infinita quantità di roba, ferro e cemento che c'è a San Siro, sono 2 anni. Ma 2 anni di camion che vanno avanti e indietro, cioè non lo so. Quindi diciamo che le cose sul serio non sono ancora state messe alla prova. Non so se rendo l'idea. Vedremo. Però è un caso limite quello di San Siro. Però, come dire, rivolgendomi io qui a delle persone che poi hanno a che fare con queste,
amministrazione, città, posso dire, della Brianza, giù di lì, insomma, eccetera. Io credo che il tema della custodia, che abbiamo detto, è anche il tema di non perdere la testa in un delirio merdolatrico, diciamo, sia da raccomandare, però fare di una nuova pianificazione, mi spiego, che sia appunto attento a tutte queste cose che abbiamo detto oggi pomeriggio. Poi tu mi hai chiesto di esperimenti. Sì, esperimenti riusciti che hai incontrato, e poi se voglio partire da qualche cosa, da quale... Per me, allora, c'è in diverse parti del mondo, ma spesso, tra l'altro, in paesi lontani come Latino America, l'Africa, un po' la Francia, eccetera, degli esperimenti intelligenti sulle scuole, difficili scuole, perché la scuola sta riassumendo tutta una serie di fattori di preoccupazione di cui stiamo molto discutendo: la presenza, la distanza, la socialità, mi spiego, la formazione, la mobilità, cioè voglio dire, la scuola, a differenza di tante altre cose come uno spazio di lavoro e così via, è più come dire, interessante da portare avanti per enunciare un nuovo corso della trasformazione di una città, non so come dire. Se uno mi chiedesse qual è la cosa su cui poter innestare un nuovo messaggio, direi la scuola. Non so se va bene. Beh, dopo, non lo so, per chi di noi io vengo da un'esperienza soprattutto nel mondo dell'educazione, certo, e della scuola, sicuramente, ma chi di voi ha figli e nipoti, ci siamo accorti nell'ultimo anno di come il tema sia nevralgico, insomma, e di come attraverso quello si intreccino di per sé con tutta una serie di connessioni tutti gli altri cose, no? Riguarda anche la natalità, riguarda l'educazione, il tipo i trasporti, con la tipo salute, di convivenza che suggerisci. Ma direi in particolare la scuola è fantastica perché, come posso dire, mette insieme un tipo straordinario, quando riesci, di spazio pubblico, spazio di relazione. Tra l'altro, su Milano, sto leggendo, non ne abbiamo ancora parlato, un testo che Feltrinelli ha pubblicato da poco, mi pare che si intitoli L'ultima Milano, che ha una prima parte che analizza gli ultimi 10 anni del boom, della trasformazione, del salto di qualità di Milano, provando a farsi la domanda rispetto a questo che si è presentato come il modello Milano, di che cosa resta in ombra, e quindi che cosa non è detto, che cosa, senza voler male alla città, perché della città si parla bene, è andato peggiorando. Per esempio, c'è un tema di disuguaglianze che crescono, e di ghetti che progressivamente si creano, con un'espulsione progressiva di chi non è secondo il target, che va per la maggiore, in una città che diventa dinamica, giovane e così via, e in cui i costi anche dell'abitare si alzano sempre di più. Ciò che era periferico diventa sempre più stretto in città e spinto fuori, e ci sono all'interno delle passeggiate interessanti all'interno della città. Una è sul tema della scuola, facendo vedere come in alcune scuole da cui fuggono tutti gli italiani, perché questo è un altro tema grosso, da quando si può scegliere una scuola altrove rispetto al proprio territorio, ci sono alcune scuole che stanno diventando a Milano con il 60-70% di ragazzi stranieri. Bene, in quelle scuole stanno nascendo delle esperienze educative di coesione sociale e così via di straordinario rilievo. E qua, secondo me, ci sono alcuni aspetti da andare a indagare e a studiare, perché a volte, mentre cerchi la sicurezza, mentre cerchi la scuola migliore e così via, perdi di vista le occasioni
che da un lato tuo figlio potrebbe trovare e che dall'altra parte un'amministrazione con un investimento abbastanza modesto potrebbe fare diventare volare. Ma per questo è importante quella articolazione che, detta così, sembra un po' Bill e Cité, perché lui sta parlando di questo, mi spiego, cioè dire, i poveri e i ricchi, diciamo, vuol dire che non sta funzionando la Cité, cioè perché non c'è la voce di tutti i cittadini, insomma, come si sarebbe detto nel Settecento, no? Cioè, non è la voce dei cittadini, sono là, così, eccetera. E questo vale anche per le scuole. La villa e la città, interessante. Cioè, se nascessero dei programmi amministrativi, tutti, come dire, in grado di bilanciarsi su questi temi, avremmo una nuova città, come dire. Se ci sono delle osservazioni, delle domande, magari presentatevi anche, ci siamo presentati noi. Mi presento, sono il suo grande, sono il sindaco di Palermo, che ha tenuto la sua idea giornalistica. Io faccio poco uscire dal mio momento, perché è forse l'unica mezza giornata a settimana e non è sempre facile che succeda. Però devo dire che oggi me io formazione economica nella mia vita azienda di azienda economica con una grande possibilità di la terza volta che faccio il sindaco, bisogna essere proprio complimenti comunque l'aggettivo di un po' questa cosa volta quando una mattina è arrivato dico ecco il risultato di nuovo però anch'io che arrivo da una formazione diversa da quella della politica, alcuni concetti che lei ha espresso io ho di fatto bisogno. Quello che io scelgo adesso, magari l'edificio di 200 anni forse era da 200 anni fa, quelli adesso hanno bisogno di un'unità un po' minore, però è chiaro che... 100. Infatti, almeno per un secolo condiziono la scelta. Benissimo lo spostamento di diversità, il patrimonio e coloro che devono costruire il patrimonio. Una dei ragionamenti che dobbiamo fare dal punto di vista quasi filosofico rispetto a è che se uno pensa allo sviluppo forte che questa economia del territorio ha avuto dagli anni 60 in avanti fino a alla fine degli anni 90 poi c'è stato un assestamento. La corsa all'acquisto poteva, e secondo me indicava, il pensiero di stare nel mondo. Quindi noi abbiamo costruito l'arte della cella e abbiamo costruito gli alberi. Questa è questa vicenda. Ora, a mio avviso, l'urbanistica moderna, al di là degli estremismi liberisti e degli estremismi conservatori che attualmente esistono a seconda della propria formazione o anche del posizionamento politico che c'è, però bisogna ragionare nell'ottica di comprendere come far coniugare questi luoghi, cioè pensare che l'uso sociale è una delle risposte per evitare una serie di problemi alle persone più anziane e alle persone più giovani, quindi a chi ha bisogno di compagnia di assistenza di dare più cura e chi ha bisogno di avere spazi per allora far crescere dei figli, perché se vogliamo puntare a far sì che anche dal punto di vista demografico queste città rispondono, la nostra città è stata citata da solo il tempo che ha avuto un dato di crescita di 2,4 per questo di immigrazione da 12 quindi occorre uno sforzo. Poi ci sono delle questioni che incontrando operatori con un piano di gestione territorio in atto con l'idea dei prossimi mesi di andare a guardarlo
Però ci sono delle questioni che rispetto alla, al mio pensare, mi dico però se uno che conosce il suo mercato, quindi si chiede di investire, continua per esempio a chiedermi lo sviluppo di spazi commerciali. Quando mio figlio compra un iPad online, che senso? Ma che senso? Che cosa resterà della città non fra 100 anni, fra 20 anni se io ho quegli spazi? Molto interessante la vicenda del mondo della scuola. Noi abbiamo un patrimonio di 18 scuole, una scuola superiore con 1500 studenti, una rete di scuole dell'infanzia che da sempre stiamo celebrando adesso 110, 120, soprattutto legate a enti parrocchiali o a fondazioni legate alle famiglie parlamentari che stanno su questo territorio, che ancora adesso ci sono, che ancora adesso danno un contributo. E poi in questo momento c'è questa cosiddetta magia che alleggia molto, fa venire la parola in bocca a tutti i settori del PNR. Dove io ho seguito personalmente la vicenda di tutta la questione riguardo alla casa salute e ognuno porta a casa il suo, noi molto, cioè, aspettiamo la sua organizzazione, la porteremo a casa, ma la domanda che immediatamente mi certo di c'è, abbiamo un'idea vicino al territorio, vicino alla città, io non legge che in altre le medicine decide di andare che non ci sono, che in altre le medici non hanno gli infermieri, che mancano gli assistenti, e c'è qualcuno che mi ha fatto le scatole di contenuto, per quello io domani provo ad andare a fare un incontro con i vertici di Polatè, facciamo una cosa, ma ci mettiamo d'accordo su questo, dire che cosa almeno garantiamo per il contenuto. Quindi c'è tutta una questione che deve far proprio vivere la vita della sede, quindi queste due componenti che ho apprezzato per la prima volta, non ci ho mai pensato, però oggi è stata un'occasione di riflessione. Posso aggiungere? No, mi viene in mente che per uscire dalla, cioè, insomma, io ho fatto un discorso per cui mi piacerebbe che qualcuno di voi, i vostri comuni, facesse una cosa spettacolare. Cioè, voglio dire, una cosa da andare a vedere, una cosa, come posso dire, di cui essere orgogliosi, una cosa nuova, eccetera, eccetera. Soltanto che non sia un centro commerciale nuovo. Mi spiego, cioè, sto dicendo che questa novità potrebbe essere prodotta da una scuola o dall'insieme delle scuole. Mi viene in mente, cioè io facendo una rivista per cui sono obbligato a guardare in giro per il mondo eccetera, eccetera, che cosa sto vedendo per esempio nel caso dell'Africa, interessantissimo, perché come dire, dall'Africa si fanno soprattutto delle scuole straordinarie che sono poi fatte da americani, tedeschi, che però vanno lì, interpretano la loro popolazione, il loro linguaggio e così via. Per cui queste scuole sono dei nuovi luoghi di socialità, anzi, forse gli unici in questo momento in un continente così desolato, le scuole per esempio. Questo vale anche per Latino America. L'altro giorno ho visto un architetto colombiano, addirittura lui si prefigge, siccome hanno dei soldi, hanno un sacco di soldi, non so per quale motivo, da dove li prendo. Comunque, diciamo, di rendere siccome hanno anche loro, inizia il problema degli anziani, di rendere spettacolare e bella queste nuove residenze degli anziani. Per cui, diciamo, posso dire, ci sia uno scambio, non so che, eccetera, eccetera. Allora, sto dicendo, una creatività anche sociale, sociologica, oltre che formale, e non necessariamente per fare una nuova torre per uffici, ovviamente contro le torri per uffici, però insomma non si può vivere solo di quello, anche ma di fare un qualcosa, come posso dire, che appunto diventi un indizio di un modo positivo di interpretare
gli interventi per il proprio futuro, anche immediato, dopo questa, come dire, pianistere Covid, non so come dire. Dove tra l'altro mi è colpito perché immediatamente pensare, noi abbiamo rincorso appunto l'acquisto e quindi l'appartamento, e poi trovandoci chiusi in casa nell'alveare ci si è resi conto forse più che mai del problema. Lui ha scritto un libretto Architettura in quarantena e poi ne è uscito un altro in cui ha raccolto le voci di una cinquantina di grandi architetti del mondo che hanno scritto ciascuno poche pagine su come personalmente stessero vivendo il lockdown. E io credo che lì si sia vista anche la differenza tra chi, senza neanche pensarci troppo, magari quasi invidiando qualcun altro, si trovava ad abitare in contesti più rurali piuttosto che in edifici storici, e chi si trova a vivere nei metri quadri che ci siamo abituati ultimamente a costruire. E da questo punto di vista mi sembra che ci ritorneremo il 31 gennaio, ci sia una spinta sia nell'idea di casa comune, sia nell'idea di famiglia comune, quindi Laudato Si e Fratelli Tutti, a ripensare gli spazi in cui siamo insieme, che spesso sono quelli delle connessioni, la strada, la piazza. Fondamentalmente proprio, quello. Quindi quello che sono ancora a fare la comunità ideale che percorriamo quotidianamente quando abitiamo, che per certi versi da tempo non sono più pensati, perché è come se fossero quello che avanza, quello che c'è tra ciò di cui ognuno si preoccupa perché è suo, mentre ricominciare a pensare a quello che c'è in mezzo, a quello che c'è tra ciò che è nostro, permette di fare anche, penso, grandi cose, spesso delle grandi idee, ma non necessariamente spendere. Il mio consiglio è di non fare di ogni erba un fascio, cioè che non è tutto male quello che abbiamo pensato, magari non l'abbiamo fatto, ma però diciamo che l'intero paese poi ha pensato, che ha fatto le sue cose eccetera eccetera, che dobbiamo guardare meglio, scovare lì dentro le nuove risorse e non pensare che siamo di fronte, come posso dire, a una crisi del millennio, cioè che dobbiamo tutti vestirci con un sacco e fustigarci, cioè, non credo. Ma credo che dobbiamo legittimare, come posso dire, un modo di fare anche, posso dire, delle cose belle e anche auspicabili, in una legittimazione che adesso necessita, insomma. C'è qualche altra domanda? Sono un grande milanese da 90 milanese. Non capisco. Da 90 milanese. Sono un grande milanese da 90 milanese. Sì, scusi. Una domanda da rivolgere riguardo a una sfida che secondo me sapeva nei prossimi anni, riguardo al gruppo delle città, come pensare. Fino adesso, negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un'espansione, a del territorio delle città, perché c'è stato uno sviluppo demografico rilevante, prima si è costruito con residenze, con fabbriche, centri commerciali, una continua espansione che si è notevole nel nostro contesto di Milano, la provincia. Adesso sta realizzando una fase che post-pandemia si sta accentuando un declino demografico, quindi se si potrà ripensare la città con una riduzione della popolazione, quindi avremo molti fabbricanti che resteranno vuoti, già da rivista la logica della città e dell'edificato esistente. Quindi come secondo lei si potrà fare questo? Ma non è che nella nostra
lunga storia insediativa, non abbiamo conosciuto, come dire, crescite e decrescite. Il fatto è che quando Roma decresceva lasciava dei monumenti. Quando noi decresciamo, cosa lasciamo? Chiediamoci che cosa lasciamo. Mi spiego, anche perché, come dire, io insomma, ho cercato di riportare l'invito di Richard Sennett alle strutture flessibili, ai progetti incompleti. Questi riguardano sia la crescita che la decrescita. Non è che se io decresco adesso butto via tutto. Cioè, vuol dire, devo avere l'arte di essere flessibile. Mi spiego? Cioè, per esempio, in Francia ho visto delle scuole molto belle ricavate dalle fabbriche. Ma molto belle. A me hanno, per esempio, detto una cosa. Allora, vi racconto un esempio, un particolare che riguarda la mia attività professionale come architetto. Allora, io ho finito con l'architetto Calzone, mio collega, eccetera, un gruppo di case, 150 appartamenti, che sono, diciamo, nei pressi di City Life. E anche lavoro per City Life, nel senso che, dicevo a lui, che sono implicato da millennio a dare una sistemazione definitiva al cosiddetto Palazzo delle Scintille, che adesso è diventato il centro dei vaccini, mi spiego? Dopo, eccetera. Vai. Allora, parlando con questi di City Life, che dicono, hanno fatto i loro grattacieli, no? E questi grattacieli sono rimasti vuoti e sono ancora per la gran parte vuoti, per via del Covid, eccetera, del lavoro a distanza, quello che si vuole, eccetera, eccetera. E chiedono a me se le case che noi abbiamo fatto di lì sono vuote. Dico, le case vanno avanti. E no, sono piene, le hanno comprate tutto, eccetera, eccetera, e così via. E facevo quindi gli elogi dell'abitare. Cosa dicevo io? Vedete qual è il problema? Il problema è che i lettori d'ufficio sono monofunzionali, cioè se non hai gli uffici non sai cosa fartene. Già una torre di Manhattan è polifunzionale, cioè mette una chiesa al 40° piano, fa una biblioteca al 30°, un'abitazione, cioè voglio dire, è stato messo a punto un congegno piuttosto interessante, devo dire, quello di Manhattan, eccetera. Mentre lì c'è una torre, la quale, ecco quello che è l'occasione per fare una critica alla forma. C'è una forma così, però al suo tempo è rigida. Cioè, vuol dire, la forma vuole essere tutta plastica, tutta simulare chissà quale tipo di performatività. Poi alla fine, come dire, se non hai impiegato, non sai cosa fartene. Mi spiego? Tant'è che io mi ricordo quando andavo lì, qualche volta da loro, che hanno la sede anche, entri in un atrio che dove ci sono 12 ascensori qua e 12 là. Sembra di essere già in una stazione metropolitana. Cioè una grande macchina, capito? Per poi fare cosa? Per andare su e andare al tuo ufficio, non è che fa niente di speciale, mi spiego? Allora hanno messo in piedi tutto questo sistema, queste torri milanesi, che sono, per esempio, voglio dire, insomma, non mi meraviglierei se a un certo punto qualcuno volesse smontare alcune di queste cose, perché, diciamo, in verità sono assai poco flessibili, per parlare nei termini di Richard Sennett. Mi spiego, Richard Sennett fa gli elogi, non so, io di Roma, per esempio, del 600, dove facevi qua, là, su e giù, eccetera, eccetera. Mi spiego, cioè come una città flessibile e porosa, che puoi attraversare in lungo, in largo, eccetera. Questo dice sempre. Noi lì abbiamo queste torri di City Life che sono chiuse da un recinto. Non è che la città la possa attraversare. C'è un recinto. Dopo, dentro il recinto ce n'è un altro che è intorno alle singole edifici e questi edifici sono monofunzionali. Allora io ho interpellato, non che io, quando fai una cosa sei fuori da tutte le contraddizioni del mondo, però... Io ho detto, guardate, siccome io
mi sono occupato di spazio per gli uffici per tantissimi anni. Avevo scoperto, ma già, non so, 20 anni, 30 anni fa, la tesi per cui il miglior ufficio è una casa. Cioè, gli stessi americani avevano detto che il miglior ufficio è un appartamento, ma non che si dovesse lavorare a casa, ma che la concezione dell'ufficio, come dire, al momento in cui mutuava dalla casa certe complessità, lo rendeva flessibile. Non so se ho reso l'idea. Ecco, allora, diciamo, tutte queste cose qui, sarebbe bello che da qualche parte qualcuno ci facesse un qualcosa, mi spiego, perché quello che è stato fatto non è che funziona così bene, mi spiego, cioè da dire può funzionare bene in termini di immagini, mi spiego, cioè tu puoi fare tutti i boschi verticali che vuoi, ma non impedire che sia una decorazione, mi spiego, tu puoi fare tutti gli uffici dentro l'acciaio che vuoi, ma non impedire che sia monofunzionale. E questi sono elementi di rigidità. Cioè Richard Sennett, che io ho citato, menziona come esempi straordinari, per esempio, i centri storici della città italiana, che sono flessibili, perché durano così tanto? Perché durano così tanto? Sono cambiati un sacco di volte, eh? Dicevo, cioè in quei centri storici lì dove noi andiamo a fare i turisti, non so che, non si fa più quello che facevano 3 secoli fa. E quella è la loro grandezza. Per cui diciamo, voi che avete a che fare con la città, avete a che fare qualche cosa che riassume sia l'architettura che la pianificazione, in verità. Cioè è la città che deve essere flessibile. Questo dice Richard Sennett, non so se ho reso l'idea. Nel caso, diciamo, se dovessi fare un'osservazione critica sulle trasformazioni di Milano, è molto strano, ma che a fronte di tanta plasticità c'è poca flessibilità. Mi comprendete? Cioè, al momento in cui la banca fallisce, cosa cavolo faccio di quel grattacielo? Cerco un'altra banca. Non so se ho reso il concetto. E quindi bisognerebbe, come dire, col senno di poi, capire che queste, diciamo, performance hanno dei punti deboli e quindi premunirsi, perché centri commerciali, lei ha citato prima, una delle cose che succede negli Stati Uniti è l'obsolescenza dei centri commerciali, lo sapete questo, cioè voglio dire, ne hanno abbandonati 1500 mi pare, a favore di altre soluzioni eccetera, quindi diciamo per tanti anni c'era concorso di architetti per il recupero dei centri commerciali, e cosa facevano questi architetti di questi centri commerciali? Li facevano, invece che farli invadere dalle ortiche, li facevano invadere da boschi. Non bisogna arrivare lì, ecco, questo voglio dire. Bene. Io penso che di stimoli ne abbiamo avuti e diventi particolarmente interessante in questo periodo, abbiamo di mezzo anche le vacanze di Natale, ma che vuol dire che si può parlare anche a tavola di queste cose, e quindi abbiamo immaginato un mese e mezzo in cui ciascuno di voi può passare dalla chiacchierata con gli amici a un ripensare personalmente, a darsi un appuntamento con qualcuno nel proprio comune in cui rivedere magari il video se qualcuno non l'ha visto, o una parte, è il bello di questi strumenti, e provare a tornare, quando ci ritroveremo, mi sembra di ricordare il 31 gennaio, un po' con le voci del territorio, con un ritorno su queste cose che potrete aver fatto, per vedere insomma che cosa ne possiamo guadagnare in un discernimento, cioè in una capacità di cercare il meglio tra tante cose possibili che abbiamo nella testa o che abbiamo di fronte come sfide da affrontare. Quindi Simone, se vuoi concludere tu, io ringrazio per le tue Grazie a voi. Per Sergio, che ha fatto, insomma, ha prodotto questo dialogo, penso che sia stato prezioso per tutti noi, ha dato degli spunti poi in loro operativi rispetto alle riflessioni,
della modalità che diceva Don Sergio. Adesso oggi la cosa bella è l'inizio di una community, no? Perché abbiamo persone che rappresentano più territori, lo diceva Don Sergio nel video, che in presentazione di target era quando a Milano ci sono rappresentati in tante realtà, sono Milano però usando formando adresse, banche, riassolto, aderno, ovviamente c'è date. Abbiamo diversi, diciamo, germi che possono, germogli che possono poi appunto di aiutare sempre in questa direzione. Chiedo a Andrea, ok, se puoi possiamo chiudere la presentazione, se sì, diciamo che quindi ci diamo l'appuntamento poi singolarmente i vari territori per quella ripresa a fine mese al 31 da come diceva il momento che sarà ancora.